Allora, associati alla festa delle associazioni universitarie. Appena finito il concerto Bruno Risas, siamo qui con lui e la prima cosa che ti chiedo è stato innanzitutto l'impatto che hai avuto venire qua a Trento e poi come ti è sembrato il concerto. L'impatto è buono anche perché è vicino casa, quindi comunque a Trento veniamo spesso anche solo per prendere un caffè a volte, è un po' una meta domenicale per noi della provincia di Cosenza, quindi è una città che conosco, c'è grande familiarità con la città, quindi benissimo, meglio di così non poteva andare. La seconda domanda era che non mi ricordo. Com'è andato il concerto? Il concerto è andato benissimo perché sono comunque un artista di straordinario talento, quindi è molto difficile che possa andare male, quindi è anche un po', anzi è quasi noioso per me ogni volta ripetere concerti di straordinaria bellezza. E ti chiedo di presentarti al pubblico della nostra radio di Samba Radio, di fare una presentazione di Bruno Risas, quindi ti chiedo chi è Bruno Risas o chi sono Bruno Risas? Bruno Risas nasce come piccola impresa nell'ambito della canzone artigianale un paio d'anni fa con un disco che era nato da un periodo non bellissimo della mia vita, come spesso capita in alcuni periodi non belli, poi fortunatamente il risvolto positivo c'è sempre, in questo caso è stato il disco che è andato molto bene, ha preso un po' di premi importanti in ambito cantautorale. E adesso c'è questo secondo disco che stiamo portando in giro che si chiama Poveri Cristi. Nel frattempo la squadra è aumentata, all'inizio ero da solo con Bruno Risas, adesso c'è una band vera e propria con cui comunque si sta suonando tanto. Abbiamo fatto un bel po' di date, quasi 200 negli ultimi 2 anni, quindi sono molto contento di come stanno andando queste cose. Lo dico spesso, per ora Risas sta per Società in Accomandita Semplice, qui voi studenti lo sapete. È una società di persone, presto ci quoteremo in borsa come SPA. La Consob mi darà l'ok tra pochissimo. Perfetto, anche io avevo una domanda da farti. Sei reduce da un tour molto lungo e hai attraversato praticamente tutta Italia. Volevo un pensiero anche veloce su come la vedi l'Italia di oggi attraverso i concerti che hai fatto. Ma è una domanda che spesso mi hanno fatto. Non è facilissimo dare una risposta da questo punto di vista, perché da una parte il punto di vista mio non è privilegiato, nel senso che per essere cronista devi avere tanto te tempo a disposizione per osservare, e invece nel mio ruolo non è così facile. E poi perché molto spesso le realtà che noi incontriamo sono belle realtà, sono fatte soprattutto da ragazzi che hanno tanto desiderio di fare qualche cosa, quindi o circoliarci o comunque studenti o persone che appunto vogliono dare un'impronta e un andazzo diverso, per cui posso dirti che l'Italia che vedo io per la maggior parte è una buona Italia, però magari non è quella, non ne vedo un'altra parte che sicuramente avrà il suo peso, visto quello che comunque ci gira intorno. Invece un'ultima domanda, una domanda personale. Il primo disco rappresentava un Bruno Risas, il secondo sembra un po' un Bruno Ri più cresciuto, potrei dire. È vero? Come la pensi tu? Ma non lo so, dipende, perché sicuramente questo disco qua ha una forma più compiuta. Il primo era molto naif, anche perché era nato, ripeto, senza un progetto di disco vero e proprio, poi perché spesso quando fai un primo disco fai di necessità virtù, quindi ci metti poco tempo nel senso dell'esecuzione, della registrazione, proprio perché non hai tanti mezzi, e poi perché la prendi un po' così con filosofia. Per cui dell'altro disco sono contento tanto quanto questo perché c'era un aspetto forse più poetico, anche legato proprio al modo in cui era stato concepito. Sicuramente in questo c'è meno autobiografia e c'è forse una forma canzone più canonica, non lo so, più strutturato e poi più suonato. Quindi sono due episodi diversi, per me è importante allo stesso modo, ovviamente. Grazie. Bene, noi ringraziamo Bruno Ori e speriamo di riaverlo qua a Trento se si è divertito questa sera. A presto. Assolutamente, ma te l'ho detto, spesso capito qui, quindi non è. Basta che mi chiamate, anche il pomeriggio per la sera. Al E io prossimo al caffè, allora. prossimo caffè, va Perfetto. bene. Grazie mille. Grazie a voi.